in collaborazione con Books & C. Questo programma è offerto da Forfit, Sapori di Sori, Eurosystem, Focaccellini, La Vetta. Amici di Dilettantissimo, ben ritrovati. L'approfondimento del lunedì sulla Lega Pro. Male le Liguri, forse è l'unica volta, una delle pochissime che hanno perso sia l'Entella sia il Savona. Ne parleremo naturalmente con l'esperto di Lega Pro, Simone Maggi. Ciao Giampaolo e buona serata a tutti. E poi con un ospite particolare, un genovese qua accanto a me, che invece ieri lui ha vinto, Roberto Canema, team manager, o meglio responsabile dell'area tecnica del Carpi. Buonasera, grazie per avermi invitato, è sempre un piacere stare con voi, siete amici e poi è molto bella la trasmissione, molto seguita, è un piacere essere qui. Grazie Roberto. Con Francesca Cangiotti partiamo naturalmente dalla Lega Pro 1, risultati e classifiche del turno di ieri. Lo diciamo subito, Simone, stasera c'è il big match, una partita molto importante su Tirol contro Trapani. Eh sì, non hanno giocato né Lecce né Trapani, Lecce perché riposava, su Tirol perché insomma c'era il posticipo questa sera, quindi è una partita assolutamente importante per il campionato. Per quello che è successo ieri invece andiamo a leggere i risultati, quindi partiamo appunto dalla vittoria del Carpi di Roberto qua a fianco a noi contro la Virtus Entella per 3-1, poi il robot 4-3 del Como con il Treviso, Lumezzana Albino Leffe 1-2, Pavia Cremonese 2-1, Porto Curuaro Feralpi 1-1, San Marino Cuneo 0-0 e Trizium Reggiana 1-2. Non è cambiato tanto in testa, Simone, la vittoria del Carpi naturalmente è il risultato più importante della giornata lì davanti. Sì, il Carpi è quello che ha fatto il passo più lungo insomma di tutte le squadre in testa, perché se andiamo a vedere su Tirol, aspettando ovviamente il risultato degli altatesini, l'Entella ha perso, San Marino ha pareggiato, il Feralpi anche si è fermato con il Porto Gruaro, quindi i tre punti che di fatto ha conquistato il Carpi sul campo hanno un peso specifico, secondo me, un po' più importante di tre soli punti, perché adesso vediamo che il Carpi ritorna un po' nelle zone dove ci aveva abituato nella prima parte di campionato. Ecco, tra poco vedremo i riflessi filmati della vittoria di ieri del Carpi. Roberto, un passo molto importante, insomma avete recuperato la quarta posizione, ci sono sette squadre, vedo lì, anzi sei, saranno tra quelle sei le cinque che probabilmente usciranno poi nelle prime cinque posizioni. Sicuramente, dal Feralpi Salò in su la lotta è aperta, penso che Albino Leffe e Pavianca si hanno fatto un ottimo campionato, non riescono più a inserirsi nella lotta playoff, è una lotta dura fino all'ultima giornata. Secondo me, per analizzarla ancora meglio la classifica, bisognerebbe vedere anche le giornate, cioè le partite Bravissimo. Disputate. Come hai detto tu prima, con questa vittoria ci siamo, diciamo, un po' consolidati in questo gruppetto, però come ho detto prima è difficile, è ancora lunga, ci sono ancora cinque partite, saranno ancora cinque finali per tutti quelli che davanti vorranno accedere a questi playoff. Sono curioso di vedere il big match stasera per vedere se il Sud Tirol potrà inserirsi e riaprire secondo me il campionato per la prima posizione, o se il Trapani potrebbe scoccare l'allungo decisivo proprio stasera. Ecco, su Tirol, Roberto, che ha perso qualche colpo ultimamente, l'abbiamo sempre esaltato questa stagione soprattutto per la freschezza atletica, è successo qualcosa secondo te in queste ultime partite? Oppure non so. Stress ad alta classifica? Potrebbe essere, ecco, questo, star lassù non è facile. Vecchi è un ottimo allenatore, una squadra che, come ho detto già altre volte, che gioca a gamba. Nei due anni a Carpi è la squadra su Tirol che ci ha messo sotto a livello di gamba nelle due partite disputate contro di loro, quindi potrebbe essere una leggera flessione, ma stasera ha l'occasione proprio per rientrare nel gioco che conta, e quindi in bocca al lupo sia su Tirol che ovviamente anche al Trapani. Perfetto, torniamo in studio, andiamo a vedere i riflessi filmati con l'aiuto del commento di Simone Maggi e di Roberto Canepa della sconfitta ieri dell'Entella. Simone, una sconfitta che ci può stare, anche se insomma Luca Prina lo voleva questo pareggio, sarebbe stato un pareggio importante proprio perché avrebbe potuto permettere all'Entella di tenere dietro una diretta concorrente. Sì, anche perché come avevamo detto nelle puntate precedenti, tanto questo è il gol che sblocca
la gara dell'ex genuano Terigi, vediamo la respinta di Paroni e poi il tap-in vincente di Terigi, anche se qua mi dicevi Roberto in fuori onda che fa una gran cosa, c'è un gran gesto tecnico, esatto, di Viola che metro quadrato si è girato, Paroni ha fatto un primo miracolo, nulla ha potuto sul tap-in vincente questo di non Leonardo. Dirmi che è uno schema però no, non è uno schema, lo vedo soltanto che è stato bravo Viola, proprio quindi un'individualità, cioè, che è venuta bene alla causa biancorossa. Poi un altro un paio di occasioni di nuovo per il Carpi e poi adesso dovremo andare a vedere Simone il pareggio dell'Entella che, come dicevamo anche sempre in fuori onda, è letale sui calci da fermo qua. Vannucchi, questo è uno schema che tu Giampi hai già visto, sì, un sacco di volte, con spizzata la palla tagliata sul primo palo, la spizzata e l'arrivo di Guerra sul secondo palo. Questi sono i gol assolutamente di Guerra che sono un po' mancati forse nel corso di questa stagione per ovviamente l'indisponibilità dell'attaccante. Qua c'era un'occasione mi sembra per Alberto Bianchi, un'occasione per Bianchi. E poi il secondo tempo che è stato, chiedo conferma Roberto, ma è stato un dominio assoluto del Carpi che soprattutto con la forza atletica, con la freschezza atletica è riuscito a far sua la partita e con i gesti tecnici come questi. Questo è un gran gol, Roberto. Sì, Alessio Viola ne veniva da un periodo in cui non aveva avuto tanto spazio. Alessio Viola, ricordiamo, proprietà della Regina, e ha fatto questo gran gol, ha fatto una buona prestazione, ha cercato di integrarsi al meglio con Della Rocca che diciamo un po' il nostro faro offensivo, come dicevo prima ha messo lo zampino nel primo gol di Terigi e poi ha inventato questa punizione. Diceva bene Simone, è uscita fuori diciamo una buona prestazione a livello atletico e una buona freschezza atletica che secondo me è stata determinante. Ieri probabilmente c'è stato anche il primo caldo anche a Carpi e questo è il gol di Pasciuti. Il terzo, sì. Un ottimo inserimento, un'ottima parata di Paroni che ha fatto due parate di fila e poi nulla potuto. Anche qui il tappino di Pasciuti. Quindi mi sembra di capire. E festeggia col gesto del biberon perché è fresco papà. Da due settimane è diventato papà, facciamo gli auguri. Complimenti, assolutamente. Vorrei. Mi sembra di capire, Simone, che nel secondo tempo il Carpi, una volta sbloccato il risultato, sia andato molto più vicino al 3-1 di quanto invece l'Entella sia andata al 2-2. L'abbiamo visto anche dalle immagini e anche abbiamo visto come erano veloci le ripartenze proprio per certificare il discorso che facevamo con Roberto riguardo alla maggior freschezza atletica, no? Abbiamo visto tanti, non proprio contropiedi, ma transizioni molto veloci che hanno portato al tiro i giocatori del Carpi anche con giocate ad alta velocità, perché le vediamo poi alla fine. Il 3-1 è stato un risultato credo giusto, anche leggendo i commenti sulla carta stampata anche da parte biancoceleste, comunque hanno tutti accettato di buon grado la sconfitta. Ecco Roberto, dopo Natale avevate avuto un momento di difficoltà, è vero come ho letto anche da più parti che avete recuperato la rabbia agonistica, la voglia di vincere? Guarda, io sono molto, molto sincero e l'analizzo in maniera anche un po' più semplice. Nella fase post Natale, dopo diciamo, la fine del girone d'andata che si era terminato in testa, abbiamo avuto un periodo anche in cui la sorte ci aveva un po' abbandonato. Se in una squadra giovane era secondo me intervenuto anche un po' di scoramento, avevamo una coppia di mister come Tacchini e Gabriele e Cioffi alla prima esperienza che avevano dato il massimo, avevamo fatto un grosso sforzo per essere arrivati, ripeto, primi e campioni d'inverno. Questo scoramento, poi la proprietà ha deciso di cambiare così guida tecnica, sì, e l'avvento di mister Fabio Brini ci ha dato una tranquillità, una serenità che ha portato il Carpi a riprendere la sua marcia. Riprendendo la marcia si sono ritrovati quei valori che si erano un po' persi anche di qualità, anche per sfortuna, anche per certe partite in cui la sorte ci aveva girato le spalle. Ecco. Ecco Simone, il prossimo turno il Carpi avrà una partita molto importante contro la Feralpi, ci sarà anche Entella San Marino, davvero un turno decisivo per il playoff. Tra l'altro credo che l'Entella farà il tifo per il Carpi perché la Feralpi può ancora inserirsi. Sì, e tra l'altro la Feralpi è una squadra che nel giro di ritorno sta facendo molto bene, è una delle poche che ha fermato il Sud Tirol per esempio nel momento in cui il Sud Tirol era più in auge delle altre squadre. È una squadra che gioca un calcio molto offensivo, ne parlavamo anche con Roberto poc'anzi di notizie che aveva avuto, che gioca questo 4-3-3 soprattutto tra le mura amiche e infatti Alino Turina segna davvero tanti gol con Montella, Tarane e Miracoli che sono i tre attaccanti di punta, le tre alternative, quindi segna Miracoli che... un altro genovese per sì, fortuna sì, scuola atletica. Il campionato di Lega Pro parla ligure ampiamente.
No, è bello poter parlare. Genovese, certo. Oltretutto con procuratore, mi dicevi, genovese. Sì, come che... nel caso di Pasciuti, anche nel caso di Miracoli, procuratore Marco Maselli, e quindi un altro genovese alla ribalta. Alla ribalta nel calcio di Lega Pro. È una squadra, sì, assolutamente da non sottovalutare, le farà Alpi soprattutto tra le mura amiche. E credo che l'Entella debba fare la corsa proprio su queste squadre qua, non tanto su Lecce, Trapani o Carpi, che sono squadre comunque, magari Roberto mi smentirà, ma costruite per arrivare ai playoff, no? Lecce, Trapani addirittura per vincere il campionato, però l'Entella deve fare la corsa su squadre di pari rango e di pari ambizioni. Andiamo a vedere i gol che Simone Maggi ha raccolto in Lega Pro 1 sulla giornata di ieri. Sfida salvezza al Brianteo di Monza tra i biancazzurri della Trizio e gli Amaranto della Reggiana. Sfida salvezza forse più per gli emiliani, che cercano di evitare i play-out quasi certi per i lombardi. La gara si sblocca già nel primo tempo, esattamente al 38esimo minuto, con il tiro di Cogliati, su cui non è impeccabile l'intervento del portiere degli ospiti. La Reggiana però, a cavallo tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo, fa sua la partita, perché al secondo di recupero della prima frazione ecco la punizione di Matteini, che riporta le cose in parità, e al quarto minuto della ripresa arriva anche il diagonale di Ardizzone, che di fatto è il gol che chiude la gara e rilancia le speranze della Reggiana. La gara più emozionante della giornata è sicuramente quella che si gioca a Sinigaglia di Como tra Como e Treviso, gara che si sblocca già al 28esimo minuto in favore dei padroni di casa col colpo di testa di Benvenga. Al primo della ripresa ecco il 2-0 di Schenetti, che sembra chiudere la partita, diciamo sembra, perché al 55esimo arriva il colpo di testa di Fortunato che la riapre, e 10 minuti più tardi la punizione perfetta di Musso, che addirittura la pareggia. Ma non finisce qui, perché al minuto 77, quando c'è un calcio di rigore per il Treviso dal dischetto Vamadiotto, che completa la clamorosa rimonta 3-2 per i trevigiani. La partita però deve ancora regalare un sacco di emozioni, perché all'80esimo siamo dall'altra parte, rigore anche per il Como dal dischetto glaciale Donnarumma, e allora all'84esimo ecco la rete di Cia, che decide una gara veramente divertente per gol e spettacolo, col Como che si rilancia a metà classifica. Pavia e Cremonese erano due squadre con l'obiettivo playoff. Il Pavia in casa è un rullo compressore, al decimo minuto ci pensa Cesca a portare a 1 le marcature con questo tiro, un po' di fortuna per l'attaccante, perché la conclusione viene deviata. Nella ripresa 63esimo ancora il numero 9, suggerito perfettamente da un compagno, porta 2 le marcature. Poi dopo 3 minuti la Cremonese accorcia subito con il gol di Carlini, ma non servirà a nulla. Ci spostiamo a Lumezzane, dove arrivava l'Albino Leffe che sblocca la gara al 32esimo con la magistrale punizione di Togordò. Nella ripresa il Lumezzane cerca di orchestrare una reazione che arriva con il gol di Inglese, che viene però annullato per posizione irregolare, e allora al 67esimo a incanalare sui binari favorevoli per i bergamaschi ci pensa Sissé con questa autentica rasoiata dalla distanza. 2-0 per l'Albino Leffe, che diventerà 2-1 all'89esimo, però, perché questa volta sì che è valida l'incornata d'Inglese, anche se totalmente inutile per i lombardi. Cremonese, Como, Reggiana, Roberto, tu che ormai non sei più di primo pelo, tutte squadre da Serie A una volta. Eh sì, una volta squadra di Serie A, un bel girone, un'emozione di gravità quando entri in questi campi, in questi stadi che hanno proprio il profumo della tradizione, il profumo della storia calcistica, è un piacere. Anche il Treviso, ci possiamo dire. Anche il Treviso, Lecce, sì, naturalmente. Una storia più recente quella che riguarda il Treviso. No, sono contento, analizzavo vedendo sti gol, che sono felice di lavorare con Cristiano Giuntoli, perché è veramente un direttore sportivo al di sopra della media. Togordò è stato a Carpi, è stato un giocatore che aveva trovato lui. Cesca è stato a Carpi, è stato una pedina importante nella vittoria del campionato di C2, quindi questo avvalora ancora di più l'opera di Cristiano. Assolutamente. Vediamo le statistiche che abbiamo preparato in questo girone di Lega Pro 1, così le commentiamo. Simone, il problema dell'Entella non c'è dubbio, è in trasferta. Ma questo è un po' il problema dell'Entella, non solo di quest'anno ma anche delle scorse stagioni, no? L'Entella è una squadra casalinga, il Comunale è un fortino assolutamente, un grandissimo rendimento interno, e per però vincere i campionati, per andare, diciamo, a partecipare ai playoff, per essere nelle parti alte della classifica, devi fare
punti devi farne anche tanti, soprattutto fuori dalle mura amiche. E questo è un po' una macchina, un campionato che, certo, comunque è strepitoso, quello dei biancocelesti. Ha vinto solo due partite in trasferta a Como e la prima 3-2 contro l'Atrizio. Sì, poi ne ha pareggiate tantissime. Ne ha pareggiate tante, non ha perso tantissimo, però sono proprio le scarse vittorie esterne. Il Carpi, naturalmente, tra le mura amiche, l'abbiamo sottolineato Roberto, è una grossa squadra. E eccola lì, la serie che vi ha permesso il rilancio, i 13 punti nelle ultime 5 gare. Questa è la serie che coincide con l'avvento, appunto, di Mister Brini, di Fabio Brini. È una serie, ripeto, Mister Brini ha una serie in questo momento facendo tutti scongiuri da primo posto. Bisogna preoccuparsi domenica, Simone, del San Marino in trasferta, va forte? Assolutamente sì, perché è una squadra che da quando, anch'essa un po' come il Carpi, no? Da quando ha cambiato il mister, ha preso il mister a Cori, San Marino ha messo la quinta. Ed è una squadra che oltretutto anche nei singoli, anche nelle individualità, è molto ben fornita e credo che debba stare veramente attento Lentello. Pronostico secco, domenica Feralpi Carpi, Simone? Ai, qua c'è Roberto qua a fianco. Beh, io posso giocare la doppia chance, sì. Mettiamo un X2, dai. Invece voglio il risultato secco di Entella San Marino, Roberto. Uno secco, perfetto. Andiamo nella pubblicità, nella seconda parte naturalmente parleremo di Savona. Questo programma è offerto da Forfit, Sapori di Sori, Eurosystem, Focaccellini, La Vetta. Ready? Start! You are! Start! To! You are! Start! To start! Ready? You to start. Are you ready to start? Nel cuore di Elbaro, il cuore di Forfit, Fitness e Wellness Club. A Levante il fascino di Genova, a Ponente i tramonti che restano nella memoria per i momenti più belli della vostra vita. Ristorante La Vetta, pesce freschissimo cotto alla brace, piatti raffinati per occasioni da ricordare, matrimoni, battesimi, comunioni, ma anche un angolo meraviglioso da vivere con la persona amata. Ristorante La Vetta a Pegli, Viale Modugno 62, telefono 010 69 70 066, chiuso il lunedì. Una gastronomia di classe davanti a un panorama incantevole. Preventivi personalizzati. Ristorante La Vetta di Pegli, vieni a trovarci. Focaccellini, la tradizione pegliese per focacce, farinate, torte genovesi, presenta la vetrina delle tentazioni. Torte di verdura, insalate di mare, carpacci, vitel tonné, dolci, tutto per un pranzo o una cena completi. Prezzi da urlo. Per chi ha fretta o è troppo stanco per cucinare, ci pensiamo noi. Piatti fatti in casa con prodotti di altissima qualità, senza dimenticare i vari tipi di pane, pizze speciali, focaccia di Recco. Focaccellini, aperti dalle 7:30 alle 20, sabato e domenica chiuso. Non rinunciare alla comodità e alla qualità. Focaccellini ti attende in via Martire della Libertà davanti alla stazione di Pegli. Eurosystem, concessionario Carker a Genova. Soluzioni di pulizia industriale, compressori d'aria, vendita, assistenza e noleggio di idropulitrici, lavapavimenti, spazzatrici e aspirapolvere. Vieni a trovarci presso il nostro showroom di via Morasso 9 a Genova Bolzaneto. Troverai professionalità, esperienza, cortesia al tuo servizio e potrai usufruire del servizio assistenza tecnica che offre Eurosystem. Visitate il nostro sito eurosystem99.com. Devi ripristinare le facciate del tuo palazzo? Ristrutturare un appartamento? Rifare un terrazzo? Non rischiare, rivolgiti a persone specializzate nel settore. Edil Caruso SRL, serietà, competenza e cortesia al vostro servizio. Edil Caruso SRL, professionisti in costruzioni, villette e restauro conservativo. Operativi a Genova e in Liguria da 3 generazioni nel campo dell'edilizia pubblica e privata. Edil Caruso, a Genova in via Cantore 30, interno E. Sapori di Sori, l'ormai famosa focacceria alla Marina di Sestri Ponente presenta la merenda della domenica. La rinomata focaccia al formaggio, ma anche pizza e tortine genovesi davanti a un panorama invidiabile. Si mangia benissimo, si spende pochissimo. Prodotti di altissima qualità come la farina, le verdure, tutto fatto in casa, comprese le trofie e i mandili genovesi. Al giovedì sera karaoke, poi grandi eventi tutto l'anno. Matteo Tomellini e la moglie Carla vi aspettano. Sapori di Sori alla Marina di Sestri Ponente. Si mangia benissimo, si spende pochissimo.
Questo programma è offerto da Forfit, Sapori di Sori, Eurosystem, Focaccellini, La Vetta. Ben ritrovati, speciale Lega Pro del lunedì, parliamo del Savona che ieri ha perso in trasferta. Risultati e classifiche, prego Francesca di metterli in onda. Simone. Eccolo qua, Alessandria Casale, grande derby 1-0 per Alessandria, Bassano Fano 4-2, Bellaria Venezia 3-1, Castiglione Valle d'Aosta 3-1, Forlì Monza 0-0, Giacomense Savona 1-0, Milazzo Renate 0-1, così come Pro Patria Sant'Arcangelo, questo è il risultato più clamoroso della giornata. E poi alla fine il Rimini che di rabbia vince con il Mantova per 4-1. Allora, perdono le prime due e tutte le altre, Simone, si avvicinano. Guarda, qua si sta definendo un campionato incredibile, come peraltro mi ricordo aveva sempre mancano detto. Mancano cinque partite. Cinque partite, ma se andiamo a guardare anche la classifica, non ci sono praticamente squadre tranquille, perché a parte forse Forlì, Alessandria e anche Mantova, sono le uniche tre che sono un po' più tranquille, no? Perché sia in alto che in basso tutte le squadre sono in corsa per gli obiettivi, no? Sì. Soprattutto nella zona play-out, dove ci saranno parecchi incroci nelle ultime cinque giornate, c'è una bagarre autentica col Bellaria che, vincendo ieri contro Venezia, altro risultato clamoroso, si è un po' avvicinata alla salvezza ai 40 punti, adesso sono distanti solo 3, il Bellaria forse può dirsi ancora un po' tranquillo. Però abbiamo Sant'Arcangelo, Giacomense, Valle d'Aosta che era tranquillo fino a tre domeniche fa, sembrava aver archiviato la pratica, invece adesso è di nuovo lì che va a lottarsi i play-out, perché la Giacomense ha vinto con il Savona. Savona ha avuto la fortuna in queste tre domeniche, lui ha fatto un solo punto, che anche le altre davanti hanno un po' rallentato. E se noi ci ricordiamo bene, Ninni Corda cosa disse a fine del girone d'andata? Disse che nel girone di ritorno sarebbe stato impossibile che le squadre di testa avessero girato ai punti a cui hanno girato, cioè, effettivamente quando è finito. E in effetti è così. Non è successo in questo turno, hanno vinto sia Bassano sia Renati sia Castiglione perché avevano partite piuttosto facili. Roberto, sembrava chiuso il discorso Pro Patria e Savona, questo turno può sì, cambiare leggermente, tutto? Dicevi tu, Bassano, Renato e Castiglione hanno leggermente accorciato, io sono convinto che Pro Patria e Savona, il Savona di Nicorda, porteranno in porto la missione della promozione diretta. Segna la prima, diciamo, botta, il primo arresto il Venezia da quando si è insediato mister Sottili. E invece primo successo di Egidio Notari Stefano con il buon Prode Ceramicola come secondo alla guida dell'Alessandria. Come dicevi, Alessandria si è assestata in questa posizione, potrebbe, visto che mancano ancora 5 gare, se inannellasse un filotto importante, provare a reinserirsi, perché come dicevi, spesso anch'io guardando, scrutando la classifica, dimentico, le prime due sono promozioni dirette, poi praticamente dai 51 punti del Bassano Virtus si arriva ai 48 del Venezia. 48 del Venezia. Io tracerei una linea rossa dopo il Monza, mi sa Simone. Probabilmente sì. Alessandria al momento è un po' fuori dai giochi. Anche qua 7 squadre, 2 andranno su, le altre 4 faranno i playoff, una di quelle naturalmente rimarrà fuori. Andiamo a vedere i riflessi filmati anche della sconfitta, Simone, del Savona di ieri. Tu naturalmente, come sempre, eri presente al campo. Una sconfitta un po' a sorpresa, anche se la Giacomense, insomma, arrivava da 3 vittorie consecutive. Giacomense era una squadra in grandissima salute. Il campo era impraticabile, come vediamo, perché le forti piogge della settimana l'avevano reso praticamente impraticabile. Non c'era Francesco Virdis, relegato in panchina da un attacco febbrile. Il Savona aveva cominciato bene con 2 occasioni nei primi 3 minuti, questo è un tiro di Gentile proprio dopo 60 secondi e poi dopo vedremo una conclusione di Luigi Scotto un po' timida, poteva far meglio qua l'attaccante ex Sant'Arcangelo. E poi da lì in poi sembrava essere appunto partito bene, da lì in poi è nata un'autentica battaglia a centrocampo, una partita, devo dire la verità, bruttina. La Giacomense è una squadra che non ti fa giocare perché intasa proprio le linee di mediane del campo e quindi non permette la manovra, il resto lo faceva al campo. E qua arriva il gol di Rossi su questo errato disimpegno di Belfiore, la palla viene raccolta da Nazzani, arriva il cross dalla sinistra sul secondo palo tutto solo, arriva Rossi, tiro anche deviato da Antonelli, toccato da Resti, nonostante ciò la palla finisce nell'incrocio dei pali. Sì, rocambolesco, però un bel gesto tecnico quella parte del numero 10 che poteva stopparla, poteva controllare, invece ha tirato al volo. Qua l'occasione più clamorosa del primo tempo, Luigi Scotto solo davanti al portiere, si invola, non vede De Martis arrivare, perde tempo e alla fine si fa ipnotizzare da Poluzzi. Nella ripresa bene per quanto riguarda le occasioni, perché a parte questa conclusione da parte di Fantoni, ex Entella,
sì. Ribattuta dalla schiena di Marconi, poi Savona ha avuto le occasioni, questo è un gol annullato per un tocco di mano di Marconi, perché il direttore di l'assistente non aveva alzato la bandierina, quindi l'unica cosa che può essere, può aver fischiato il tocco di mano, qua il palo clamoroso di Scotto dopo che c'era stato un miracolo di Poluzzi su Fantini, quindi bene per le occasioni, perché Savona ha avuto le occasioni per pareggiare, ma male onestamente per il gioco, perché non è stata una bella partita. La Giacomenso ovviamente col vantaggio in tasca nel secondo tempo ha avuto un atteggiamento ostruzionistico, ma come poi è normale che sia, e di conseguenza Savona poi non è riuscito, nonostante l'ingresso di Virdis, l'ingresso di Fantini, alla fine giocava con Sentinelli davanti, quindi praticamente sì, anche con cinque punte, non è riuscito proprio a creare più che quelle due occasioni che abbiamo visto. Ecco, come l'ha presa Nini Corda dopo la partita? Ma Nini Corda è un po' sulla linea di quello che ho detto, ovvero non era contento assolutamente della prestazione, era contento che comunque le occasioni ci sono state, e ribadiva il concetto che ha espresso proprio prima di Natale. Mi ricordo, ha detto che nel girone di ritorno non si sarebbe girato agli stessi punti, sarebbe stato totalmente un altro campionato. Infatti credo che se andassimo a fare la classifica del girone di ritorno vedremo squadre che adesso sono in fondo che sarebbero assolutamente in alto, e penso di poter dire che Giacomenso e Bellaria potrebbero essere due di questi. Ecco, Roberto, anche qua come vediamo un girone, questo di Lega Pro 2, un po' come il vostro, molto equilibrato. Il Savona le occasioni chiaramente le ha avute per non perdere questa partita. Un'altra nota, sapevamo fare le note sui liguri, il direttore sportivo della Giacomense è un pegliese puro sangue, il buon Vagnati, ex sì, giocatore di Casale, altre squadre qua del, diciamo, del nord. Come ha citato prima Simone, squadre come la Giacomense e anche come il Sant'Arcangelo, mi permetto di dire che si sono trovate adesso a lottare anche per evitare i play-out, hanno comunque degli organici di tutto rispetto, e quindi, come diceva giustamente Nini Corda, ecco perché le squadre davanti non riescono a tenere il ritmo che si era instaurato nel giorno dell'andata. Ci sono questi risultati, buon per il Savona e per la Pro Patria che ci sia ancora uno scalino di differenza sulle inseguitrici, però come vediamo appunto dalle immagini... Questo è clamoroso, Roberto. Questo è clamoroso. Le occasioni il Savona le ha comunque create, anche se come dice il mister non c'è stata magari una prestazione importante, però quando ci sono le occasioni è comunque un segno di salute da parte della squadra. Ha avuto anche un po' di sorte avversa, perché gol annullato, palo di Scotto, se non erro prima... Sì. Il campo non era dei migliori, probabilmente perché le piogge degli ultimi tempi l'hanno un po' martoriato, e questo ha fatto il resto. Io penso che comunque la squadra di Corda farà quadrato e da domenica tornerà a riprendere la sua marcia. A riprendere la sua marcia contro il Fano, Simone, giusto? Contro il Fano, che è una squadra quasi spacciata, se così si può dire, sì, però è una squadra viva, perché nel girone di ritorno è riuscita a ottenere punti su campi importanti, a parte che è l'unica squadra che ha battuto il Savona tra le mura amiche nel girone d'andata, sì, e poi nel girone di ritorno per esempio ha vinto con Renate a Milano Meda. È una squadra che non è ancora condannata. Sì, è una squadra un po' matta, che non è ancora condannata dalla matematica, che è all'ultima spiaggia, e questo sicuramente non è un motivo a favore del Savona, perché faranno la partita della vita, perché sarà una delle ultime occasioni che avranno per non retrocedere direttamente, perché ad ora ci sono il Milazzo retrocesso, certo, matematicamente ci sono Fane e Casale. La matematica non li condanna ancora, si sa che queste squadre con questo tipo di campionato, finché la matematica non ti condanna, danno l'anima fino alla fine. Sì, un Savona che deve cominciare subito a riprendere a correre, perché poi tra l'altro incontra anche il Bassano, quindi è importante arrivare. Infatti, magari con qualche punto di vantaggio. Incontra il Bassano e poi va a Rimini, quindi non ha un calendario facilissimo, l'avevamo sì, già visto, se ti ricordi, due certo, lunedì fa, quando avevamo parlato delle sei finali. E ora il Fano forse nell'ambito di queste tre partite sulla carta è quella più facile, però ecco, non bisogna sottovalutare l'impegno, perché sottovalutando l'impegno succede quello che magari è successo ieri. E il Savona dopo Fano avrà due partite che decideranno ovviamente la stagione, anche per il momento in cui arrivano, anche perché poi mancheranno due gare alla fine, certo, quindi è normale. Però va a giocare contro il Bassano e sarà un autentico spareggio da dentro fuori. E poi andrà a giocare a Rimini, e Rimini vediamo dov'è, è impelagato nella lotta per non retrocedere. Quindi a maggior ragione domenica servono assolutamente. Domenica sono tassativi i tre punti. Mentre se si vinceva ieri con la Giacomense, al limite si poteva pensare anche di fare dei calcoli, no? Quindi risparmiare qualche giocatore per gli incontri, stare attenti alle munizioni, agli infortuni e quant'altro. Invece domenica bisognerà andare a giocare col coltello tra i denti, e il tutto per tutto proprio. Vediamo i gol che ha preparato Simone Maggi sulla Lega Pro 2. Italia, questo grande cielo chiaro.
Il Milazzo saluta ufficialmente la Lega Pro nel turno casalingo contro Renate. Il Milazzo che ha sempre onorato il campionato perde solo 1-0. La rete decisiva che rilancia Renate in chiave playoff è quella di Gaeta con questo pallonetto al 42esimo del primo tempo. Ci spostiamo molto più al nord ad Alessandria, perché Alessandria Casale è qualcosa di più che un semplice derby, una partita storica tra due squadre leggendarie. L'Alessandria oltretutto ne veniva da un periodo di crisi, il Casale cerca punti per rimanere nella categoria, la gara si sblocca all'11esimo minuto, sarà il gol che decide l'incontro, rigore procurato da Rossi e trasformato dal numero 11 Fanucchi, 1-0, Alessandria che si riaffaccia timidamente verso la zona spareggi promozione. Ci spostiamo a Rimini, dove di spareggi si parla ma in chiave play-out, ovviamente per il Rimini, per Mantova una squadra abbastanza tranquilla in maglia azzurra. Rimini che però va sotto col 18esimo minuto col gol di Pietri Biasi, che se ne va via forse in modo falloso al diretto marcatore e buca la porta di Scotti. La reazione del Rimini arriva con il suo più rappresentativo, ovvero Riccardo Taddei, che aggancia in area di rigore e poi con l'esterno centra il pareggio per i biancorossi. Poi a fine primo tempo si complica la strada il Mantova, perché rimane in 10 uomini per questo intervento a centrocampo di Ghirelli su Zanini. E allora nel secondo tempo dilagano i biancorossi, già al primo minuto ecco l'incornata di Ionescu che trova il gol che vale il 2-1. 4 minuti dopo la conclusione dalla distanza di Brighi, che di fatto chiude l'incontro. Nel finale poi al 77esimo arriva anche il punto esclamativo siglato da Morga. Sempre di salvezza si parla nella gara che andiamo a vedere immediatamente ora, ma è una salvezza ormai quasi certa per i bellariesi in grandissimo stato di forma. Ricevevano il Venezia, Venezia che passa in vantaggio già al sesto minuto con un rigore per tocco di mano e conseguente gol di Godias, il 15esimo in campionato. Sembrava tutto ordinare amministrazione, poi però si scatena Nicastro che tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo tempo decide praticamente da solo l'incontro. Il primo gol è questo tocco di rapina, il secondo è questo tiro a giro di classe e poi col terzo fa vedere il numero 10 romagnolo che ci sa fare anche con la testa. 3-1 Venezia e Bellari che praticamente trova la salvezza. Questi gol di ieri, vediamo subito anche le statistiche di questo girone. Abbiamo analizzato come al solito un dato del Savona un po' allarmante, Simone. Sì, 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 però è un po' allarmante. La prima se guardiamo un bicchiere mezzo pieno, anche quello, insomma, che in tutto l'anno non aveva mai perso, non aveva mai non vinto per 3 partite. Quindi, questo, se da un lato è vero che è un campanellino d'allarme, piccolo a mio modo di vedere, perché Savona è secondo in classifica, un punto dalla Propatria nonostante queste 3 partite senza vittorie, dall'altra parte rimarca comunque il lavoro che è stato fatto prima. Testimonia anche la costanza, certo. Si sa che quando arrivi a questa parte del campionato, ne parlavamo anche con Roberto, quello che fai prima è importante, il fieno che metti in cascina è importante. Fisiologicamente poi dei cali ce li puoi avere, perché anche le altre squadre accelerano, come si diceva anche poc'anzi, però se hai tante riserve nella borraccia, alla fine riesci ad arrivare alla fine. I dati negativi sul Fano, Roberto, testimoniano che domenica l'incontro del Savona è un incontro abbordabile, però assolutamente io da non sottovalutare. Mi ricordo, non farei vedere questi dati alla squadra, una partita da prendere. Ma infatti li fa vedere Simone Maggi. giustamente è una partita da prendere con tutte le attenzioni del caso, proprio per poter vivere poi con serenità, certo, lo scontro col Bassano e le altre gare che portano a fine campionato. Anche perché parlavamo di Bassano, poi Rimini e poi Valle d'Aosta. Valle d'Aosta, quando avevamo fatto quel cartello sulle 6 finali, era una squadra tranquilla, metà era classifica. Era probabilmente fuori dai giochi play-out. Invece adesso è di nuovo lì ai play-out. Benissimo, siamo praticamente in conclusione, però Simone, oggi è l'8 aprile, è il compleanno del nostro direttore, Claudio Bianchi. Sì, esatto, l'8 aprile è una festa, un giorno particolare, finalmente cade di lunedì, così ecco, possiamo annunciarlo in diretta. Claudio Bianchi compie 65 anni, no scherzo, Claudio stavo scherzando, è meno di mezzo secolo, diciamo, non diciamo l'età, ma noi ovviamente gli facciamo tanti auguri, perché è grazie a lui che tutto questo va in onda, è grazie alla sua mente che tutto questo è nato 10 anni fa, peraltro nel 2003, e quindi oggi qua quest'anno siamo a festeggiare sia i 10 anni di dilettantismo, ma soprattutto in questa giornata speciale facciamo i più cari auguri da parte di tutti al nostro direttore Claudio Bianchi. Insomma, Roberto, tu che lo conosci anche bene, il calcio dilettantistico deve tanto, no, a Claudio, soprattutto in quest'ultimo decennio. Con queste sue, l'idea di dilettantissimo ha proprio cambiato e rivoluzionato il calcio dei dilettanti, e secondo me l'ha fatto più vicino a quello dei grandi, e questo è merito di Claudio. Auguri, e te lo meriti, continua così. Perfetto, grazie naturalmente Roberto, non ci hai ancora detto se il tuo carpo arriverà terzo?
Al Carpi deve lavorare per riuscire ad arrivare ai playoff, poi dove arriveremo ce lo dirà il campo, come dico sempre il lavoro paga, andiamo avanti. Perfetto, grazie a Roberto Canepa e grazie naturalmente a Simone Maggi, che ritroveremo già domani con Campionissimi. Sì, domani riprenderà l'appuntamento abituale con Campionissimi dopo tre puntate un po' particolari, un po' speciali, quindi state con noi a partire dalle 18.30 con Silvio Rovegno, Alessandro Spigno ed Enrico Figus. Io ti ringrazio Giampaolo e auguro buona serata ai telespettatori. Grazie anche a Francesca Cangiotti, l'appuntamento naturalmente a lunedì prossimo. Buonasera a tutti. Questo programma è stato offerto da Forfit, Sapori di Sori, Eurosystem, Focaccellini, La Vetta. In collaborazione con Books & Chi.